grazie davvero a tutte, buonasera a tutte e a tutti. Dunque io sono stato citato più volte nel corso di questa prima parte di questo incontro, un po' come vittima quasi, no? Di una situazione, in effetti, questa mia condizione poliedrica di dirigente del Servizio Sesto, che si occupa di tutela del patrimonio dell'ambiente antropologico e materiale, direttore dell'Istituto Centrale di Antropologia, diciamo coincidenza di cariche prevista dal decreto ministeriale 44, che poi è una coincidenza in qualche modo serviva anche forse a risparmiare qualche soldo al bilancio dello Stato, e poi anche questa ulteriore aggiunta della direzione interim del Museo delle Civiltà mi ha posto in una situazione, diciamo, da un certo punto di vista scomoda, perché io sono storico dell'arte, quindi sono un intruso tutto sommato. Però sono un intruso che sta cercando di imparare, quindi cerco di ascoltare molto e cerco di capire come stanno le cose. E sono partito ovviamente anch'io dall'aspetto normativo, e in effetti il decreto 44 ha creato molta confusione, non solamente appunto le confusioni indicate da Antonio Tarasco, che insomma sono appunto questa presenza del patrimonio del metodo antropologico che a volte è immateriale, a volte no, insomma, ma ha creato un'altra confusione insomma, abbastanza complessa da risolvere, che è quella del ruolo dell'Istituto Centrale di Antropologia, cioè di un ufficio che già esiste dal 2007, appunto creato con un decreto del Presidente della Repubblica, e che in qualche modo scompare dal Ministero del 44, perché dall'Istituto è stato scorporato il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, che è stato assegnato appunto al Museo delle Civiltà. E quindi questo istituto, di cui io sono direttore, poi scompare dagli uffici del Ministero praticamente. E cioè non viene più elencato nella lista degli uffici del Ministero. Quindi non si capisce se l'istituto esista o meno. E questo problema non è un problema solamente che deriva dalla lettura del ministeriale, ha delle conseguenze anche dal punto di vista organizzativo, perché io per esempio non so se il personale dell'istituto, che è ancora legato all'istituto, debba rimanere all'istituto o debba passare al museo. Ultimamente ho scoperto che l'istituto era diciamo destinatario di una serie di finanziamenti per progetti specifici che non erano stati accreditati all'istituto, perché secondo la direzione del bilancio l'istituto era sparito, non esisteva più. Quindi insomma, alla fine poi si è scoperto che invece l'istituto ancora era un centro di spesa, quindi insomma c'erano un po' di confusioni, e tra l'altro uno di questi finanziamenti era un progetto fortemente caldeggiato dal ministro Franceschini, quindi è chiaro che insomma da qualche parte questi soldi devono andare per poter lavorare, insomma. E ora è chiaro che questa confusione normativa insomma, stiamo cercando di risolverla insieme al direttore generale, dottoressa Bomba Sassina. Però questo, diciamo, questo problema normativo si risolverà solamente con l'approvazione di un nuovo decreto organizzativo, il decreto ministeriale organizzativo dell'istituto, di cui ho predisposto una bozza in cui appunto prevedo varie funzioni dell'istituto, che sono fondamentalmente funzioni di ricerca e sostegno all'attività delle sovrintendenze e del Museo delle Civiltà, perché anche qui aver scorporato il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari per l'Istituto di Antropologia è stato un errore in qualche modo dal punto di vista scientifico, perché il museo era comunque il luogo dove si manifestavano anche i risultati delle ricerche dell'istituto. Però da un altro punto di vista aver creato il Museo delle Civiltà può, vorrei dire, anche potenziare le possibilità dell'istituto nel momento in cui si dovessero affiancare alle attività di ricerca sul patrimonio dematoantropologico nazionale anche le attività di ricerca sul patrimonio dematoantropologico non italiano, e quindi si potrebbe andare a integrare con quelle che sono le potenzialità espositive di musei come il Picolini o come il Museo d'Arte Orientale. Quindi è chiaramente una fase di transizione, una fase in cui si deve cercare di trovare in qualche modo l'equilibrio giusto tra le varie componenti di questa nuova realtà amministrativa. I rapporti con le sovrintendenze sono anche qui rapporti diciamo poco chiari, perché se è vero che la sovrintendenza poi non tutela più il patrimonio del metodo antropologico immateriale, o comunque è escluso dalle sue funzioni, nello stesso tempo la sovrintendenza
ha al suo interno un'area funzionale destinata specificamente a tutelare il patrimonio dermatoantropologico. E quindi 10 giorni fa abbiamo organizzato a Roma un incontro con i funzionari responsabili di questa area funzionale delle sovrintendenze, incontro estremamente, come dire, produttivo, no? di tentativi di chiarificazione quantomeno. E, produttivo perché è emerso chiaramente come tutte le sovrintendenze, ovviamente tutti i funzionari, tutti i dirigenti di sovrintendenza avessero nominato archeologi, architetti o storici dell'arte, perché non ci sono dei antropologi ovviamente. E quindi mi sono trovato, io storico dell'arte, a confrontarmi con funzionari di sovrintendenza che come me dovevano confrontarsi nel 99% dei casi con una materia completamente nuova per loro. C'erano solamente un paio di funzionari che avevano già lavorato in ambito, comunque insomma, si erano interessati di questioni antropologiche, perché uno funzionario della sovrintendenza di Lecce si era occupato di ricerche sulle minoranze linguistiche e il funzionario della sovrintendenza di Ravenna aveva lavorato al progetto curato dalla società per il catalogo, dal CCD, che aveva coinvolto 500 giorni per la cultura sulle testimonianze audiovisive. Quindi insomma non si erano occupati, questi due funzionari erano gli unici che si sono occupati di queste cose. Tutti gli altri hanno mostrato notevoli incertezze, ma proprio perché il problema del patrimonio materiale tutto sommato forse si pone relativamente, perché appunto ci sono le cose che si possono tutelare, si possono vedere, si possono toccare, quindi sono destinate alla tutela. Ma il problema fondamentale è il patrimonio immateriale, cioè come confrontarsi, no? Dal punto di vista di uno storico dell'arte, di un archeologo, di un architetto, che sono abituati a lavorare con delle cose, appunto delle cose che si toccano, si vedono, si studiano per la loro materialità, e cioè come possono confrontarsi con delle realtà che non sono tangibili, no? Quindi la festa, la testimonianza orale, il canto, quello che sia. Quindi il problema è un problema di definizione di linee guida che ovviamente dovremo cercare di impostare, e anche qui partendo da quella che è la carenza normativa. Tutto sommato la Convenzione UNESCO del 2003 e quella del 2005 anche, integrandosi tra di loro, forniscono un punto di partenza. Ed è appunto il punto di partenza da cui anch'io sono partito, da questo totale ignorante della materia. E quindi uno degli aspetti fondamentali che ho chiesto ai funzionari di sovrintendenza è cominciare a ragionare su due questioni. La prima, la definizione, l'avvio di una, come dire, redazione di una lista del patrimonio culturale, del patrimonio antropologico, materiale e immateriale presente sul territorio di competenza della sovrintendenza stessa. Ovviamente ci sono delle, che qui non si parte da zero, ci sono già delle liste che sono partite in alcune regioni, la Lombardia, la Sicilia, insomma, Sicilia che non ci interessa come Ministero della Cultura, però la Lombardia sì, e questi possono essere dei punti di riferimento, dei punti di partenza, ovviamente. Però questa lista dovrebbe poi essere funzionale alla ulteriore definizione di criteri più selettivi per le candidature UNESCO, perché la proliferazione di candidature UNESCO può essere in qualche modo, per quanto riguarda appunto la Intangible Cultural Heritage, può essere in qualche modo contrastata dalla definizione di criteri preselettivi, per evitare appunto che arrivino a essere UNESCO delle candidature spesso abbastanza anche assurde e poco documentabili. E il problema però, accanto a questo, per quanto riguarda le sovrintendenze, è un problema ovviamente di personale, abbiamo detto, cioè non c'è personale specializzato, né tantomeno ci sono risorse, sono previste risorse per quel che riguarda, la stipula di contratti per dei giovani ricercatori, che possono, esterni, che possono collaborare a questa attività delle sovrintendenze. Quindi in questa fase io sto cercando anche di tagliare nel tema dei bilanci delle sovrintendenze dei fondi che siano specificamente destinati a questo, non dei fondi genericamente destinati alla catalogazione, che poi magari vengono utilizzati per catalogare le pale d'altare o che ne so, i candelabri delle chiese del territorio, e magari lasciano da parte altri aspetti.
Un'altra cosa che chiesa funziona di sovrintendenza è che, stando sul territorio, possono avere informazioni in questo, diciamo, in questa direzione. E, ho chiesto, diciamo, un incarico un po' più complicato da realizzare, è quello di tentare di individuare le collezioni private, perché se è vero che si conoscono ovviamente i musei collegati con il patrimonio antropologico, dai musei della collezione contadina e a tutto quello, insomma, che comunque è collegato al museo pubblico dedicato a questo patrimonio, è molto più difficile individuare le collezioni private, che però sono un patrimonio, costituiscono un patrimonio straordinario e molto spesso sono note a chi vive nel posto, e poi però sono destinate molto spesso purtroppo alla dispersione. Quindi collezioni importanti di oggetti, di cose legate appunto alla tradizione locale, che poi vanno disperse alla morte del proprietario perché non interessano gli eredi. E allora avere almeno informazione dell'esistenza di queste collezioni è utile, secondo me, importante per poter eventualmente anche avviare una campagna di documentazione di queste collezioni. E, insomma, queste sono un po' le, diciamo, gli indirizzi verso cui si sta muovendo il Servizio Sesto. Per quanto riguarda l'istituto, invece, io ho intenzione, appunto, nel decreto, nella bozza di decreto organizzativo, ho esteso in maniera piuttosto evidente le funzioni di ricerca dell'istituto e di relazione con organismi di ricerca nazionali ed esteri. Questo perché ovviamente, appunto, sempre nell'ottica di considerare il patrimonio culturale delle metro antropologiche in maniera globale, non possiamo limitarci a selezionare, no, una regione piuttosto che un territorio più o meno vasto. Dobbiamo avere uno sguardo più ampio possibile, anche perché se dobbiamo tutelare il patrimonio non italiano, che è però sul territorio italiano, sul territorio della Repubblica, dobbiamo conoscere questo patrimonio, no? E quindi le funzioni di ricerca sono fondamentali. E poi ho sottolineato il rapporto con il Museo delle Città. Cioè, se da un lato l'Istituto Centrale dell'Antropologia ha perso il museo, in qualche modo può comunque mantenere il rapporto con il Museo delle Civiltà, quindi estendendo le sue funzioni, sostenendo appunto questa assoluta centralità del rapporto di ricerca, del rapporto anche, come dire, di, possiamo dire, espositivo anche, no, del Museo della Ricerca con il Museo delle Civiltà. E ultima cosa, gli archivi. L'istituto, all'istituto, per quanto mi riguarda, dovrebbero rimanere in dovrebbe avere una conferenza sugli archivi fotografici, sugli archivi audiovisuali e quant'altro, perché sono uno strumento fondamentale di documentazione dell'immateriale. Perché appunto, se l'oggetto materiale si può conoscere attraverso varie modalità, la festa e la tradizione della festa si può conoscere solamente attraverso un archivio sonoro, visuale e quant'altro. Perché appunto il concetto di salvaguardia è semplice, importante, cioè la salvaguardia non è la tutela, no? Che in qualche modo cerca di fotografare una situazione e mantenerla il più possibile immutata nel tempo. La salvaguardia, a mio avviso, prevede sì la tutela, ma anche la possibilità di ricreare continuamente, no, queste tradizioni, perché è questo, su questo che si basa poi l'efficacia dell'azione in qualche modo unitaria di un'amministrazione statale come quella che cerca di rappresentare. Quindi, insomma, su queste basi sto cercando di in qualche modo superare le difficoltà normative, le incertezze normative, per tentare di avviare un'efficace azione, il più possibile efficace azione di tutela di questo patrimonio. Grazie.